Passeggiando per la fantastica Main Street c'è il Disney House of Mouse. Chi è che bussa qui all'House of Mouse? Benvenuto nell'House of Mouse. Se vuoi la banda suona anche Strauss. Quanta musica nell'House of Mouse. Vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse. C'è l'unica musica che vuoi tu, è mitica, caotica, non smetterà più. Porta qui la tua energia, è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare, entra su, tu non puoi mancare. Ehi, bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nella House of Mouse, su, entra con noi nella House of Mouse. E ora, molto meglio di Paperino, in qualsiasi modo lo si voglia considerare, Topolino! Grazie Mike, sapete, a noi piace prendere in giro Paperino, ma è sempre un grande amico, oltre che un grande prosciutto. Stavo solo scherzando, Paperino. Fossi in te non mi farei dire queste cose da Topolino. Ti prende in giro in scena, ti chiama prosciutto. Che impertinenza. Topolino non è tuo amico. Tu farai qualunque cosa per me pur di poterti vendicare su di lui. Qualunque cosa? Davvero? Beh, c'è una cosa che voglio. In cambio della vendetta su Topolino, io voglio che tu mi prenda la lampada. Cibo fresco dalla cucina! Sappiamo già che è vuoto. Niente cibo? C'è qualcosa che non va da queste parti. Ciccio! Sei tu! Qualcuno sta mangiando tutto il cibo. E tu mi aiuterai a catturare quel qualcuno. Andiamo! Oh, spero che Paperino non sia arrabbiato per quel prosciutto. Oh, Topolino, non credo che sia il tipo che se la prende. Aspetta, che sto dicendo? Oh, già, sarà meglio tenerlo d'occhio. Non sono riuscita a dormire per niente stanotte. Io ho dormito come un ceppo. Vediamo se riuscite a sopravvivere a questo cartone di Paperino. Oggi c'è la prova di sopravvivenza. C'è la sopravvivenza a anche questo. Il distintivo di sopravvivenza. La bestia che mangia qui a finisce. Una pista lunga, vero? Gesù, insomma! Ciao, cannola! Sotto sinistro! Pronto! Via! Sarà una passeggiata facile facile! Arriveremo in un battibaleno! Thank you.
quanto è dura! Oh, che fatica! Oh, dovremmo essere quasi arrivati! Zio Paperino è un traditore! No, aspettate, ragazzi! Zio Paperino è un comandante delle giovani marmotte e noi abbiamo fatto un giuramento! Questo è il manuale delle giovani marmotte di Zio Paperino! Già! Guardate qui! Zio Paperino non ha superato la prova di sopravvivenza! È un fasullo! È un bugiardo! È scontro aperto! Sopravvivi a questo! Perciò credo che queste ci spettino di diritto. Io dichiaro tutti noi meritevoli del distintivo di sopravvivenza. Anche tu, zio Paperino. Congratulazioni per non essere più il fasullo bugiardo che eri prima, zio Paperino. Oh, grazie, ragazzi. Il cartone è finito, devi tornare in scena. Tieni gli occhi incollati su Paperino, prima l'ho visto che parlava con Jafar. Ma che genio, che bello, che lo trovavo di lampada. Grazie a tutti e grazie per essere venuti qui al Topo Club. Gratis. Stavolta lo catturo, quel ladro di cibo. È sparito. Deve essere qui vicino. Andiamo. '64 colori assortiti del vento. Torta del non compleanno. Non toccare. Macchie dei dalmata. Roccia. Pentola magica. Scope dello stregone. Paese dei Balocchi, assortiti. Re Leone. Diluvio di Noè.
Lampada di Aladino. Non vedi che è una trappola? Peccato. Caspiterina, e ora un cartone di Pippo. Non potevo dirlo meglio. Dopo una giornata di lavoro non c'è niente di più rilassante della tranquillità di casa propria. Sì. Allora perché non provi a goderti la pace e la tranquillità della campagna? Il canto melodioso degli uccelli, il sole che ti scalda la faccia, il vento che sussurra tra gli alberi, i riposanti ruscelletti, l'aria fresca di montagna. Oh, tutti i suoni tranquilli della vita all'aria aperta. Dove hanno messo quell'aria di campeggio? Uai! Aiuto, non vedo... Pericolo, Puma! Sì, così va molto meglio. C'è qualcosa che non va. Ma certo, manca la radio. Le cuffie. Ehi, il mio giornale! Vieni qui, scioccherello. Thank you.
al teatro radiofonico della Suspense. Avevamo lasciato il nostro eroe alla mercé di un terribile puma mangiatore di uomini. Il ferocissimo animale gli si era avvicinato pregustando il momento in cui se lo sarebbe pappato. Mentre il nostro eroe, poco perspicace e forse anche un po' iellato, era ignaro del pericolo imminente. Che significa iellato? La bella spietata si rannicchiò dietro di lui e si preparò a colpire. Attento, attento, è proprio dietro di te. Oh, salve, come va? Oh, 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 oh. Oh oh, batteria esaurita. Oh, sono morto. Eccola. Wow. Hey. Oh. La mia radio? Dov'è la mia radio? Tu hai visto la mia radio? Vuoi rilassarti? Dopo una dura giornata di lavoro? Sei oppresso dal rumore? Ne ho abbastanza! Adesso me ne torno ai tranquilli suoni della città. Il trucco delle briciole dovrebbe funzionare. Oh oh! Il ladro di cibo è qui! Preso! Oh oh! Oh io sono della mia misura! Poco avremo una grande sorpresa dal castello incantato. Ecco a voi, Mrs. Prick, il servizio di piatti. Adesso ho capito qual era il tuo gioco. Che succede qui? A quanto pare Paperino ha fatto un accordo con Jafar. Per vendicarsi del tuo prosciutto doveva portarmi la lampada. Sfortunatamente non è quella giusta. Io ne voglio un'altra, quella del tuo camerino. Ah, vuoi dire la mia abat-jour con una specie di orologio e la frangia intorno al paralume? Anche un orologio, ragguardevole. Oh, caspita Jafar, non era necessario organizzare un complotto per averla. Se ti piace così tanto te la darò. Eccola qui. Eccola qui. È mia! La lampada è mia! Allora Jafar doveva vendicarsi sul topo per quel prosciutto al papero se questo gli avesse portato la lampada. Ma è il topo che gliel'ha portata, quindi Jafar non dovrebbe vendicarsi sul papero. Giusto, hai ragione. Beh, Paperino, a quanto pare sei davvero un gran prosciutto. Allora, come risolviamo questa situazione? Non c'è problema. Oh, questo chiarisce anche il problema del cibo sparito. Il problema del cibo sparito?
Paperino, che è quello che fa il meglio. Bene, ora è il momento dei saluti e... Bene, ora è il momento dei saluti. Scusa, Topolino! Ora è il momento... Ah, lasciamo stare! Pensaci tu, Mike! Grazie, Topolino! I magazzini in lunga sosta per l'House of Mouse sono stati forniti dalla Caverna delle Meraviglie! Quando avete bisogno di un magazzino sicuro, pensate alla Caverna delle Meraviglie, che si trova in un luogo scomodo, non segnato sulle mappe! Sì! Nella Caverna delle Meraviglie i vostri preziosi sono assolutamente al sicuro da tutti! Tranne che da un diamante in stato grezzo! Ah, arrivederci, gente! Ci vediamo molto presto! Musica nell'House of Mouse, su entra con noi nella House of Mouse.